Dopodiché io gli ho segnato una scala, dove c'è scritto fa 7, una scala che non c'è scritto ma si chiama misolide, una scala di fa. Prima Leonardo citava le scale doriche, no? Le scale modali. La scala misolide è una scala, semplicemente una scala maggiore col settimo grado abbassato, ed è una scala che serve per il quinto grado, no? Per il quinto grado che è il grado di dominante. Fondamentalmente la nostra musica occidentale si divide tra due grandi famiglie, la famiglia della tonica e la famiglia della dominante. La musica popolare spesso continua a girare tra tonica e dominante. Da queste due grandi famiglie poi possiamo trovare la sottodominante, la sostituzione, creare molte più varianti armoniche, ma questi già due mondi sono molto importanti da tenere distinti, la notte e il giorno. Questo fa 7 è un accordo, e per più questa scala misolidia che ha semplicemente il settimo grado passato è completamente un'altra cosa dalla scala maggiore di fa. Ci stiamo ben attenti, perché se noi suoniamo una scala di fa maggiore andiamo a suonare una scala che è creata sul primo grado, sulla tonica di un accordo, mentre la misolidia e siamo una tonalità di fa maggiore. Invece la misolidia è una scala che si crea sul quinto grado e per cui ha una funzione armonica completamente differente. Allora, un'altra cosa che io posso utilizzare è improvviso utilizzando le scale appropriate. Cioè, per ogni accordo io penso qual è la scala armonicamente corretta, e per cui su questi accordi di settima è la scala misolidia. Benissimo. Allora, qui è un'altra modalità che io posso introdurre, e faccio qualche giro utilizzando semplicemente le misolidie, però metto una cosa in più, che è questa. Sapete, con la rivoluzione del bebop negli anni 40 ci sono stati musicisti come Charlie Parker che hanno iniziato a giocare tantissimo, oltre che sull'estensione degli accordi, sul creare delle tensioni continue. Una cosa che si è visto poi è che sulla scala misolidia, cioè sul settimo grado minore, musicisti come Parker amavano spesso mettere il settimo grado maggiore, cioè creare questo tipico passaggio, cioè giocare sul fatto che sull'accordo con la settima dominante si passa attraverso la settima maggiore, cioè in questo caso il mi naturale. Allora, anche qui, se comprate un libro che vi dice sull'accordo di fa 7 in un blues potete utilizzare la misolidian bebop, e voi andate a suonare e vi soffermate mentre state suonando su quel mi naturale, dopo un po' uno arriva e vi dice: oh, guarda, quella nota lì è sbagliata, perché quella nota lì armonicamente è sbagliata, ma dipende da come la mettete. Anche le appoggiature di prima potranno essere concettualmente sbagliati, ma è esattamente come quando Leonardo e Gian Andrea suonavano il blues. Quelle note lì potrebbero essere armonicamente sbagliate, se uno va a fare gli studi armonici al conservatorio nessuno mi spiega quelle note lì funzionano, eppure lì dietro c'è una storia di più di un secolo di musica blues, eppure funziona. Questa è una nota che viene utilizzata molto nella cultura del vivo, per cui utilizzare sul settimo grado minore anche il settimo grado maggiore. E in questo caso questa viene definita scala bebop. Esistono poi le scale bebop anche sulle scale maggiori, sulle ioniche, per esempio si alza il quinto grado di un semitono, e anche sulle scale minori, dove viene utilizzata o la terza maggiore, o due volte la terza e la sesta bemolle. Per cui creare automaticamente delle scale dove viene introdotto delle note che creano tensione. Chiaro? È evidente che molti di questi musicisti che suonavano il bebop, che suonavano queste note, non è che mentre suonavano pensavano che stavano facendo la misolidia del bebop, non lo sapevano neanche. Ci sono stati poi degli studi dopo che hanno trascritto le loro cose e le hanno. O magari qualcuno di loro anche lo sapeva, lo chiamavano in un altro modo, cioè sicuramente si sono resi conto che quella nota lì funzionava bene e la mettevano. Poi il chiamarla misolidia del bebop o chiamarla un'altra cosa è assolutamente relativo. Allora adesso provo a improvvisare sempre sul blues di prima utilizzando questa scala, ok? Sono
sto scolando. One, two, one, two, three, four. Molto sul fa mi naturale, assolutamente incurante di questa cosa.